Dunque, facciamo un esempio. Prendiamo gli haitiani. Loro vogliono venire in America. Qualcuno di noi potrebbe obiettare che non ci sono risorse sufficienti. Situazione analoga si verificò quando organizzai il compleanno di mio padre. Alcune persone vennero senza aver confermato l'invito, cosa che mi fece molto irritare. Dovetti riorganizzare la cucina, aggiungere dei posti a tavola, che se ci ripenso è stato un incubo trovare posto a tutti. Ma alla fine la festa riuscì bene, proprio perché eravamo in tanti. Secondo me, se il governo riorganizzerà la cucina così come ho fatto io, sarà una gran festa con gli haitiani. Accidenti, ma voi parlate come un libro stampato. Oh, sì, questa è una scuola ottima. Il signor Hall sta facendo il duro. Mi ha messo quasi sufficiente. A me invece è sufficiente, ma così mi si abbassa la media. Pronto? C'era il segnale di stop. Tanto non passava nessuno. Prova tu a guidare con gli zatteroni. Devo lasciargli un biglietto. E levati, non toccarmi. Ah, non c'è scampo. Cher si sente superiore, li snobba i liceali. Ognuno prende le decisioni che vuole, sarò libera di frequentare chi mi pare. Cher l'ha messa sotto spirito per gli Utferri. Vuoi dire che sei vergine? Non sono certo una puritana, sono selettiva. Avete visto come sono esigente con le scarpe? E quelle le porto ai piedi. Bello stacco. Grazie. Cos'è quello? Un vestito. E chi l'ha detto che è un vestito? Calvin Klein. Che stai facendo? Stai prendendo l'autostrada! Cambia corsia! Tieni le mani sul volante! Fatti sotto. Ti sei fatta male? No, sto bene. Ma guarda, sono tornati di moda e tupè. Amber, il chirurgo plastico mi ha sconsigliato di fare attività dove ci sono palle che volano verso il mio naso. Gliel'hai detto al tuo ragazzo? I'm gonna be a supermodel.